Allora, vediamo. Recording in progress. L'hai sentito anche tu? Nulla, Cosa devo fare? Preso. ho fatto tutto io. Ok. Ciao, benvenuta! Allora, aspetta che ti ho persa, ti ho sentita. Ok, Siamo. sì, ci Mi siamo. senti? Sì, ti sento, sei abbronzatissima. Ancora il tan addosso. Ma noi cominciamo, cioè, questo podcast con i deltoidi, guarda che roba. Cioè, ma si vede tutto, ma ragazzi, ma qua già a livello di altissimi Livelli grossi, no? Alti, grossi. livelli larghi, livelli No. anabolici. Molto bene, benvenuta. Adesso sei Grazie. ufficialmente una delicatissima. Sei Oh, bene, sono ufficialmente stata battezzata. È stata battezzata, quindi da qui in avanti solo peggio, sappilo. Bene. Per chi non ti conosce, ma chi è che non ti conosce? Soprattutto cioè in Italia, chi è che non ti conosce? Lei è Giulia Magrin, a quanto pare gareggia come Woman Physique, ma non è vero. No, non ancora. Anche se qualche federazione dice che sono troppo grossa, ma vabbè, prendiamo come complimento. Dici chi sono che li andiamo a No, no, non insultare. facciamo nomi, non facciamo. Qualche federazione non mi vuole, qualche federazione non mi vuole. Vabbè, però a quanto pare invece una federazione che ti vuole l'abbiamo trovata, perché insomma hai fatto i numeri. Mamma mia. Il Quando hai gareggiato? Quanti giorni fa? Quante settimane fa? 18 di giugno, Ecco. 2 o 3 settimane fa, la penultima. L'ultima il 25 di giugno, quindi 2 settimane fa. Ok, non Infatti mi vedi male. ancora in condizione. Adesso sto cercando. Infatti, settimana prossima parto per. No, questa settimana parto per Napoli. Ecco. Quindi non mi vedrei più così in condizione, eh. Sto cercando di risalire. Ecco perché il podcast l'hai voluto fare prima. Hai Ecco. capito? E poi mi nascondo, faccio come tante, che quando vado in massa si nascondono. Questo già è un tema, eh? Questo già è un argomento su cui possiamo discutere bene. Quindi, vabbè, raccontaci un po', hai fatto questa gara che è la tua millesima gara? Hai perso il conto ormai? Sai che non le ho, no, non le ho contate. Non le ho contate. E io gareggio dal 2016, ho iniziato la mia prima preparazione nel 2015. Allora, io ti ho conosciuta, questo raccontiamo come ci siamo conosciute, praticamente nel 2016, una gara, no, io ti vidi al Due Torri No, sì, gareggiare. 2017. 2017 ti vidi gareggiare al Due Torri, però non parlammo. E successivamente, mi sembra per un'altra federazione, invece ci siamo proprio imbattute Sì, l'una nell'altra. l'anno dopo deve essere stato che ci siamo conosciute in backstage che tu accompagnavi un atleta. Esatto, io mi sono innamorata con tanti Cara! davvero, e infatti non smetto di farti complimenti da allora e non sto sviolinando, ragazzi, cioè sono anni che lo faccio, lei lo sa, quindi insomma basta. E detto ciò, quindi Mamma, vai tranquilla, tu continua! immagino. E quindi niente, tu hai cominciato questa preparazione, la tua primissima preparazione quindi nel 2015. Già sapevi che volevi fare la bikini? No, in realtà io lì ho iniziato perché andavo già in palestra dal 2011, da 4 anni. E poi, come tutte le ragazze, arrivi poi il culetto che sta alto e togliere un po' di pancetta. Poi io sono una molto metodica, tu lo sai, sei come me. Quindi se ti metti in testa una cosa, decidi di fare palestra, benissimo. I miei 3-4 allenamenti a settimana li ho sempre fatti. Non saltavo d'estate, non facevo la birbante. E quindi poi al risultato ci sono arrivata. E da lì ho detto, ok, però sto perdendo la voglia di venire in palestra perché cosa vengo? E ho iniziato a chiacchierare, perdevo tempo. Ho detto, no, mi devo dare un obiettivo. Che poi non è una cosa giustissima, tu lo sai, darsi l'obiettivo gara. Però ho detto, vabbè, proviamo questa cosa diversa, non mi sembra così difficile. Io ho detto, vabbè, ma che sia così difficile? Già da lì mi hanno detto, ok, tu la mattina no, non puoi più mangiare i biscotti. Ah, ok, va bene, mettiamoci nell'ordine delle idee, proviamo a fare questa cosa. E poi da lì è stata tutta un'escalation, mi è sempre piaciuto. E poi vari approcci di allenamento, vari approcci alimentari, mi piace testare tantissime cose.
tu sei come me, lo sai, insomma, che è bellissimo sperimentare e scoprire il corpo umano come risponde ad ogni stimolo. È una cosa meravigliosa. E poi da là mi si è aperto un mondo e sono diventata curiosissima. Cioè, io da lì mi è nata una curiosità pazzesca, quindi ho iniziato a studiare, sperimentare, appunto, sia in allenamento che in alimentazione, e sono arrivata qua. E non ti sei mai fermata. Io e te abbiamo diversi punti in comune. Il primo tra questi è che ci prepariamo da sole, ed è una roba molto particolare, magari, perché... ti dà una soddisfazione pazzesca. Sì, ti dà una gran soddisfazione. E... devi imparare ad ascoltarti tanto. Sì, l'autoascolto. Per esempio, io l'ultima gara che ho fatto, mi sono resa conto che stavo salendo sul palco svuotata. Però è difficile che tu ti guardi, l'occhio d'atleta, tu sai, non è pronto, cioè vedi solo difetti. L'atleta prima di salire vede solo difetti. Là devi avere la testa per dire ok, no, qua effettivamente c'è qualcosa che non va. La sera prima della gara ho fatto una ricarica di carne rossa, sono andata fuori, mi sono mangiata una fiorentina 700 grammi e dopo, il giorno dopo, avevo una risposta diversa. Chiaro. Bisogna, però ci vuole esperienza, ovviamente, non è che posso dire, io mi sento che devo caricare con i biscotti. No, non è così la preparazione da sole, ci vuole testa anche lì. Dunque, io rispetto, immagino che anche tu avrai un confronto con qualcuno, eccetera, io ho Ludo chiaramente, sì. E quindi aggiustiamo sempre il tiro insieme, non voglio prendermi tutti i meriti, ecco, per carità, però c'è da dire che il grosso è... parte da me, ma perché in questo modo so che mi trovo in una posizione favorevole per me, per continuare a progredire, andare avanti, e in questo momento della mia vita quantomeno è l'unica strada, e sono molto felice di avere Ludo, chiaramente, che è sempre dalla mia parte anche in questo, e che è sempre pronto a confrontarsi con me, darmi il suo parere o intervenire laddove magari mi dice guarda, secondo me in questo modo è meglio. Allora io magari puoi avere una risposta. Valuto e o scarto l'opzione, oppure dico ok, va bene, diamole una chance, però fatto in questo modo, quindi insomma uno scambio continuo ed è un gran bene. Un'altra cosa su cui mi ha fatto riflettere era appunto quando decidere di gareggiare, no? Tu hai giustamente prima esordito dicendo che poi è sbagliato mettersi subito in testa l'obiettivo gara. L'obiettivo gara. In realtà sì e no, perché se vogliamo, quando si è appassionati di questo settore, di questo mondo, si vuole fare esperienza, ma sì, insomma, è anche giusto porsi delle sfide e affrontarle, è sano. In quest'ottica, però smette di esserlo, comunque cambia natura nel momento in cui la persona che vuole affrontare una gara non è ancora pronta come atleta a livello mentale e non ha ancora quel bagaglio emotivo e organizzativo che è fondamentale per affrontare una preparazione. Mi spiego meglio. Quando si deve costruire una routine, perché ancora non la si ha, quando ci si deve costruire una struttura, allora bisogna concentrarsi prima su questo. Una volta ottenuto questo, si può pensare a preparare una gara. Ma se prima non si ha questo, partire da io nella mia vita faccio tutt'altro, o comunque mi alleno ma mangio sregolata, ogni giorno è diverso, non ho un timing, non ho proprio un'organizzazione né mentale né a livello di proprio... Non ho le conoscenze degli alimenti, non so cos'è un carboidrato, non so cos'è una proteina, le differenze... Cioè... Sì, ma anche se per dirti questa persona è seguita e quindi ha magari la pappa pronta, nel senso che arriva la scheda, arriva il piano alimentare, ma a tutti gli effetti non è allenata alla ripetizione dello stesso, sì. Cioè non è allenata a questo tipo di routine, ha una sua routine che magari è talmente diversa da quella che occorre per preparare una gara, che poi questa gara diventa, come dicono gli inglesi, a bit of a nightmare, cioè diventa un inferno, sì, che trascina questa persona sempre più a fondo e magari la fa anche allontanare poi alla fine da questo sport.
Non so tu, Certo. io riconosco che quando si ha fretta in questo senso, allora è molto più facile cadere in un circolo vizioso, se vogliamo anche un po' malsano, anche un po' Mamma mia. autodistruttivo, che poi alla fine finisce in due modi, o appunto ti distruggi, oppure metti una pietra sopra a questo sport e dici di Fai fare tutto il un'altra cosa. contrario di prima. Vai da un estremo all'altro. Eh sì, in tanti casi sì. Sei Ti stata dico, per esempio, coraggiosa. capiterà anche a te che ricevi richieste no, preparazione bikini tutti i giorni, immagino. La mia risposta è sempre la stessa. Io non ti dico di sì. Io ti dico di sì per iniziare un percorso insieme. Poi si valuta. Prima impari ad allenarti. Ti insegno ad alimentarti, ti insegno cos'è una proteina, cos'è un carboidrato, cos'è un grasso, perché a me, da preparatrice, portarti sul palco, cosa me ne viene se poi scendi e sei, Insoddisfatta, infelice o non sei più tu? a parte infelice, non sei più, cioè, no, sì, esatto, poi sviluppi dei disturbi e sinceramente io, da essere umano, non mi sento di portarti nel baratro, quindi ti dico alle persone solitamente. Ti insegno a mangiare bene, mangiare sano, poi si valuta se è una cosa per te sostenibile, che insomma dovrebbe essere la cosa sostenibile per tutti, perché cioè, mangiare bene insomma non è così difficile, costoso magari, ma non difficile, e dopo si può pensare ad uno step successivo, ma che deve essere la realizzazione di un percorso che già ci ha Chiaro. soddisfatto, non è. Devo arrivare in gara, allora ci diamo la data, lavoriamo in funzione di questo, vai, vai, merluzzo, merluzzo, merluzzo tutto il giorno. No, ma No, come. diventa un vediamo la forza di volontà fin dove resiste. Poi al momento in cui ti abbandona quella non sei più nulla. Perché? Perché non ti sei data il tempo di interiorizzare quello che stavi facendo, il Ah, significato sì. perché di ciò che stavi facendo, e quindi di nuovo non hai una struttura e se non ce l'hai, la preparazione gare può diventare il tuo, Malsana. sì, malsana, ma anche proprio una spada di Damocle, ecco. Quindi quello che invito sempre io alle ragazze quando si chiedono chiedono il coaching direttamente per gareggiare è no. Io non ti preparo per gareggiare, io prima devo capire chi sei, devo Insegno. conoscerti, sì, poi vediamo da dove si parte e di cosa hai bisogno. Che poi ragazze bisogna anche dire una cosa, cioè per farla bikini non è, cioè ci sono canoni richiesti, ci sono delle strutture fisiche che sono adatte. Non solo, insomma, Non è l'estetica. che se mi arriva una ragazza che è più propensa a fare la wellness o che è più propensa a fare una figure, non posso, sì, ok, ti posso ridimensionare oppure ti posso contenere, ma se hai 20 anni che senso ha contenerti? E portarti avanti così, cioè è un peccato anche, però insomma, poi è un Sì, altro discorso. allora, questo è come scegliere la categoria, no? Poi diventa sempre qualcosa che si scopre pian piano, anche durante la preparazione stessa, se è la prima preparazione. Molto Sì. spesso non si può sapere questa cosa a monte, no? A un certo punto la condizione sarà a dirlo. Mi fa sorridere quello che dici perché nel mio caso specifico, sin da che ho cominciato con la sala pesi, ma ero giovanissima perché ho cominciato sala pesi mentre giocavo ancora a pallavolo, era qualcosa che ci facevano fare obbligatoriamente proprio dalla società perché altrimenti eravamo È fuori che è una cosa squadra. giusta. Super. Però poi da lì mi sono appassionata e già i primissimi anni mi dicevano: no, tu devi gareggiare, tu sei una figura, tu sei una figura. Sì, vabbè, però vediamo, sì, vediamo. E quindi sono sempre stata su questo borderline, no? Metto più massa, allora probabilmente andrò a finire lì. Resto a lavorare sulla qualità e allora invece no, non ci sono perché non ho abbastanza volumi. Quindi in realtà il potenziale non è detto che bisogna esprimerlo per forza, nel senso che se la tua struttura è completamente diversa rispetto a quella della categoria che ti piace, per esempio la wellness. Se tu non hai la struttura wellness non la puoi fare, puoi mettere su Non puoi tutte le farla. cosce del mondo, tutte le gambe del mondo, ma non ce l'hai la struttura da wellness e quindi non andrà, non calzerai, non sarai calzante. E, un po' più sottile magari è la differenza quando
a livello strutturale vedi che concentrando le tue attenzioni su lavori rispetto ad altri, su carenze rispetto a punti, insomma, che sono invece avanti, ecco che riesci a calzare bene in una categoria e ti dico, sono in questo momento della mia vita, sono assolutamente bikini, ma proprio 100% bikini, non potrei fare altro e mi diverte che sono sempre con altre atlete in Ultraflex qui in Inghilterra, insomma, sono circondata da Sì. pro e sto vicino alle figure o alle fitness e sono proprio piccola, proprio petite e vedo proprio come la categoria in realtà è uscita finalmente, ce l'abbiamo fatta, quindi eccetera, ma negli ultimi anni, questo è ciò che riguarda me, vedo miglioramenti relativi più che altro alla qualità che ha i volumi in sé, cioè insomma, non so tu da quant'è che ti alleni in sala pesi, però per me sono una marea di anni e vedo che Dieci comunque a livello anni di, sì, qualcosa di questo più tipo, o qualche meno pochino sarà. Eh in più, e quelle le masse sono. sì, dopo non lo riesci a... Esatto. oltre, Poi magari ti ragazzi. guardano te, Giulia, e ti dicono, vabbè, però tu con queste masse chissà che fai, chissà che fai, sei stata con me 10 anni ad allenarti? Mamma. O no? Sì, guarda, qua apriamo un altro capitolo che potrei... lasciamo perdere. Com'è? Perché anche alle ragazze che seguo, figo... ma cosa ti dà la Giulia? Cosa mi dà? Il calcio in culo mi dà, mi fa allenare, mi fa alzare i carichi, io sono lì alto, mi grida. Cosa vuoi che faccia? Mamma mia. Ascolta, C'è quindi tu quando... ancora una concezione molto vecchia. Non so, adesso lì in Inghilterra non so come sia, però... Qua in Inghilterra com'è relativamente al doping? sì. Beh, Come c'è la dipende. concezione che se, cioè, da natura non si può arrivare, ma non è assolutamente Oh, così. stai scherzando, guarda, noi ci alleniamo tutti i giorni con il caro Morris che sta da noi in palestra, lo conoscerai sicuramente, è uno degli atleti natural più famosi in questo momento. Sì. E Jay si allena ad alta intensità, sempre a cedimento, mangia come un folle, spinge peggio e ha dei volumi che veramente fanno invidia a Sono tantissimi pazzeschi. atleti supportati. Si Sì. allena assieme ad atleti supportati. Qui la cosa meravigliosa in questo paese è che rispetto all'Italia, l'apertura mentale, rende possibile una convivenza non solo pacifica, ma anche fruttuosa, tra atleti che sono in aste e atleti che non lo sono. Quindi, non c'è una concezione, è tu sei l'atleta, puoi fare quello che ti pare, se ti devi dopare, dopi, se non ti vuoi dopare, non ti fai il cazzo che ti pare, ma in palestra ci vieni per fare l'atleta e non risparmiarti o scegliere il buffer come filosofia, scusa, come religione di vita. Quindi no, non ci sono differenze fra atleti natural e atleti supportati, no, Bene. questa è una gran cosa e... Sul gareggiano tutti insieme, sì, le federazioni, per esempio Tucross, che la FBB accoglie tantissime bikini che sono supportate o non supportate, Un però, natural. sì, però chiaramente ci sono anche federazioni che sono completamente natural, come la ACN, ICN. Lasciamo perdere. Rido perché ho colto un'espressione. Allora, ti dico solo una cosa. Io Ma tu puoi dire credo... tutto quello che vuoi in questo podcast, eh? Qua siamo Bene. delicatissimi. Vabbè, open mind. Allora, io credo negli atleti natural, non credo nelle federazioni natural. Punto. Perché c'è sempre il furbetto di turno. Fine. Sì. Questa cosa è... Comunque, ti dico anche Questa cosa non un'altra si dice però, cosa. eh? Giulia, questa cosa non si dice perché pare che siccome la federazione è natural, allora là non ci becchi nessuno, non ci trovi nessuno che invece sta a gareggiare contro di te e è pieno d'aiuti. E invece può essere che ci sia. Però ti dico anche questa cosa qui. Io ho deciso di cambiare e andare a gareggiare in federazioni open perché ritenevo che fisicamente avrei potuto sostenere il confronto. E perché, anche ti dico questa cosa qui, psicologicamente mi sento molto meglio a gareggiare contro
chi vende farmaci piuttosto che contro atleti al mio pari. Mi sento meglio io, cioè penso, so che è una cosa stupida, però penso, ok, anche se non mi piazzo, loro avevano l'aiutino, io no. Quindi c'è sempre la scusa, hai capito? Ok, no, ha senso, io pensavo che dicessi no. Quindi non ci rimango male. Mi sprorano a far meglio, a chiedere di più da me stessa, perché loro hanno un livello che io raggiungerò, invece no, era perché così almeno se perdo io... Almeno se perdo, dico, ah, se però no, io ho portato la mia miglior forma, e poi se loro sono l'aiutino, amen. Mi piace questo, questo... Credimi che la vivi da Dio! Però invece, senti un po', questa cosa non è avvenuta perché mi sembra che tu abbia vinto, o no? Sì, ma non, non, infatti non me l'aspettavo, cioè, ho pianto per 3 giorni, Oh. io non ci dovevo pensare che ho vinto un mondiale da pro, perché ti giuro, ero, beh, in un Guarda, altro una mondo. condizione pazzesca, veramente Sì, pazzesca. ma Giorgia, tu devi capire che io ho fatto una preparazione per il PL, cioè io non ho, Il io ho culo fatto diceva, 2 settimane infatti. di preparazione. Hai visto come si è staccato il gluteo, cazzo, pure di fare stacchi, faccio solo stacchi. Era pieno marmoreo, attaccato, la pelle era attaccatissima, Madonna. pulitissima, veramente marmo. Coperto il segreto di Pulcinella, fare stacchi dalla mattina alla sera, ragazzi, iniziate, Ah, quindi scusami, spaccatevi le non erano gli slanciacavi? schiene. Eh no, vedi. Mannaggia, Erano mi hanno detto male. dicerie quelle dei slanci, vedi? Allora ci provo anch'io. Neanche quelli degli elastici, neanche gli elastici non funzionano tanto, eh? Ho provato, ma... No. E adesso, il carico. adesso quindi ti prendi, sei presa un po' di settimane, adesso quando è la prossima gara? Non so, penso alle invernali. Ma sai che a me non piace spoilerare. Ah, ok, Per giusto, cui ok. io se sono pronta vado in gara, non, perché mi viene, adesso per tu direi, ma questo è proprio strano, a me viene l'ansia da prestazione, quando inizia a dire faccio quella gara lì, poi la gente inizia a scriverti, e allora come stai? E allora dai, forza, forza, Madonna, mi state mettendo un'arma, state aspettando che vado sul palco io, ma guardate qualcun altro, Che che aspettano al poi anche bar. se va male io pubblico lo stesso foto, non mi nascondo. Non mi sono mai nascosta, però è proprio il fatto di dire vengo a vederti, vengo lì e voglio, non vedo l'ora di vedere la condizione che porti. Oh signore, magari restano delusi. E mi viene proprio, ok, quindi non dico niente, vado, chi c'è c'è, chi non c'è mi beccherà un'altra volta, pazienza. Guarda che è un tema che può essere riportato anche ai social, no? Quando banalmente ci si mostra in un certo modo, pure con i filtri, e allo stesso tempo però si vive nella vita fuori Una vita dallo smartphone. parallela, E ecco. quindi ci sono queste persone che si sono completamente inibite dal fatto che non sono identiche al filtro che hanno utilizzato. Grazie al cazzo, è un filtro, cioè è normale. Quindi è meglio mostrarsi per ciò che si è, o comunque sia far pace col fatto che, insomma, Ma non può essere quante atlete ti è conforme capitato di così. vedere? Ha lo standard, cioè, quando noi ci mostriamo, non è che stiamo dicendo questo è il mio standard, io sarò sempre così. No, ragazzi, cioè, la vita No. è fatta di tantissime sfumature, ragion per cui non ci si può ancorare così tanto, questo attaccamento fobico al io mi identifico in questo. Che ritengo come amabile, accettabile, allora automaticamente ogni giorno lo devo riconfermare. Ma magari non puoi farlo ogni giorno perché succedono tante cose nella tua giornata, nella tua vita. E questa cosa che tu dici del ho l'ansia da prestazione, perché? Perché dico tra 12 settimane sono on stage, automaticamente hai tu la cosa del confronto con quell'evento imminente che sta per... Aspettative delle persone poi anche perché caspita, questi Esatto. si aspettano chissà cosa, magari rimangono delusi. Sì, non è Esatto, scusa, mi stavi dicendo una cosa, ho continuato a più parlare. rilassante. No, ti dicevo che aspetta, no, lo so. L'ho perso. Stavamo dicendo dei social, del fatto che ci si... Sì, che sarà capitato anche a te di vedere tante atlete
dal vivo e poi dici, ah, tutto qua. Bravissima. E dico ok, anche perché poi le ragazze magari che alleno io mi arrivano in palestra, non ho mai visto quello, che fisico, ma è sempre tiratissima. Spieghi, guarda, i filtri funzionano così, le ombre, ti metti allo specchio, guardati, se ti butti la luce così, perché lo faccio anch'io, cioè mi metto davanti allo specchio con la luce giusta, sembra che sia ancora più tirata. Però spiego sempre alle ragazze, non guardate troppo i social, perché se no vi paragonate sempre a dei canoni che poi non ci sono nella realtà, perché giocare con le luci, sì, è facile, bisogna un attimino ridimensionare il tutto anche nei social, che vedo un Ed è po' di esagerazione. un bellissimo messaggio che deve passare questo. Comunque questo sport è un'illusione, ok? Lo sport è Sì. sport, ma la competizione in un Estetica. certo senso sì, è illusoria perché è estetica. Quindi tutto è studiato per favorire la migliore immagine possibile di sé, quindi le luci e il tan e tutto quel che va fatto. È chiaro che è momentaneo. Nel momento in cui io sto facendo il check della mia condizione, è chiaro che per risultare la miglior versione possibile di me in quel momento, vedrò se la luce in quel modo mi dà più dettaglio, mi dà meno Esalta. dettaglio e scelgo quella che mi dà più dettaglio, ovvio. E col fatto che altrimenti uno dovrebbe stare con il telefono, girare così in tondo e vedere se... guardate, guardate tutte le Beccare la differenze. luce giusta. No, questo non... Però sai cos'è? Che poi tante si paragonano, io vorrei avere le gambe come le ha lei. Sì, magari vanno al mare, la trovano e dicono, oh cazzo, Giulia, sai che l'ho trovata al mare e sono più grossa io. Era piccola piccola, perché gli spieghi, pensi che quando una persona è tirata, comunque più definita, sia grossa, no? Appunto, infatti io mi preferisco 3 kg in più. Adesso sto cercando di mangiare, tornare su, proprio perché così io non sono proprio Sì, la poi mia immagine. quando sei in realtà più tirata, poi con le luci Ti giuste, vedi con il tan, piccola. il pump, in realtà magari quando poi In posi foto sembri ti più vedi grande, grossa, sembri però più. poi nella realtà sei piccola piccola. Sì. Cioè, nel mio caso specifico, l'ho già detto, mi dicono, tu chissà quanto pesi, ma io non peso tanto, peso poco, in realtà non sono grossa. Cioè, poi si vede il confronto con Ludo, no? Noi siamo alti allo stesso modo. Se avessimo poco, sì, poco divario di peso, ecco. Poco di vario di peso da Ludo, però ragazza, Vabbè, vuol dire che. praticamente, sì, Così. però. Esatto, però insomma, dai. Esisti una figure lì. Come? Lì si In sarebbe, quel caso saresti una figure. altro che figure. Comunque, un'altra cosa, sai, quando si sa esattamente quando si deve gareggiare, e per quella federazione, quello show, è mai capitato di farlo tu stessa o di trovare o comunque di sentire altre atlete che lo fanno, mettersi proprio a fare stalking su Instagram per vedere tutte le persone che gareggeranno alla stessa competizione, chi ci sarà, chi tagga la federazione, chi tagga quello, chi tagga quell'altro e cominciare a imparanoiarsi su, ecco, questa è alta come me, quindi sarò sul palco contro di lei, ma lei c'ha questo dettaglio, è già più tirata. Anche questo confronto, no? Io 6 weeks out non sono così, lei è già così tirata. Ho capito, tu sei tu, hai il tuo percorso. Mi è capitato anni fa, adesso non lo faccio più questa cosa, proprio io mi isolo, cioè io vado in preparazione, mi isolo, non guardo neanche quasi più Instagram, pubblico quello che devo pubblicare, quello che voglio pubblicare. Ma non sto, guardo poche storie, anche perché magari becco qualcuna che farà la stessa gara con me, dopo iniziano le paranoie, no? Essendo che io sono la coach di me stessa, devo preservarmi da questa cosa. Salute mentale in primis. Però mi è capitato anni fa e poi appunto, come ti dicevo, nel backstage ho visto la stessa ragazza che magari guardavo nelle storie e dicevo, Madonna, guarda che gamba, è sempre tiratissima, oh, io non sono così, non sono... La vedo, aveva il culo che ballava. E allora ho detto, eh no, che cazzo, era tutta una falsa! Ma, perché poi è una sorta di idolatrare anche la persona, perché io avevo tanta stima di questa ragazza e poi vederla così ho detto, cazzo, no! Chiaro, buon per te, ovviamente. Sì, no, esatto, poi alla fine è andata meglio a me quella gara, appunto, però ho detto, caspita, mi aspettavo qualcosa in più, quindi...
Ascolta, Ho quando è anche lì che giocare troppo con i filtri, non porta purtroppo non porta, poi porta a questo, a essere a smascherati. una delusione. Senti, quando è che percepisci di essere pronta a iniziare una preparazione? Quando è che senti il richiamo? Parte più dall'interno o più da guardi il calendario e vedi una data che ti piace, uno show che ti piace e quindi pensi a quello? Ma ti dico, io è da un anno, 2 anni a sta parte che sono praticamente perennemente in preparazione. Cioè, io mi capita anche di non fare pasti sgarri per mesi, l'allenamento non lo salto mai, ma proprio perché mi piace allenarmi, mi alleno con piacere. Quindi quando dico, magari quest'anno cosa ho fatto? Ho detto da febbraio, ho detto sì, dai, inizio a una discesa calorica perché voglio rientrare in una categoria di peso per il powerlifting. Ma non avevo l'obiettivo bodybuilding, anche perché l'unico obiettivo che avrei avuto era appunto il mondiale, perché essendo arrivata quinta l'anno scorso, ho detto l'unico obiettivo che avrei sarebbe quello di piazzarmi un po' meglio. Però pensavo anche tra me e me, non sono ancora muscolarmente pronta, perché all'ultima gara mi è stato detto non hai il tiraggio e i volumi che servono per vincere un mondiale, devi lavorare. Ok, ho pensato, vabbè, io lavoro quello che riesco, ragazzi, perché cioè, da natural fin qua si arriva. Ho detto, io provo e ci investo del tempo. Ho iniziato il percorso PL, vedendo che perdevo peso e la forma migliorava, ho detto, ma sai che c'è? Quasi quasi una garetta me la provo. Non si Zitta, sa mai. zitta. Faccio il mio. E ho fatto la gara ISBB per curiosità, per pura curiosità, perché non avevo mai fatto una gara ISBB e perché vedendole appunto da Instagram mi sembravano tanto piccole. Cioè, le vedi grosse, però in realtà guardando, cioè avendo l'occhio allenato, dicevo, sì, ma queste sembrano grosse, però in realtà secondo me sono piccole. Infatti, se ti faccio vedere le foto del lineup, ero quella più voluminosa. Infatti mi è stato detto, guarda che eri troppa per la nostra federazione, la categoria dove eri. Stai un attimo su Vabbè. questo punto, un Sì. atleta bikini natural che va a gareggiare in una federazione open in cui ci sono Open. tantissime atlete supportate e risulta più grande della lineup complessiva di tutte le atlete. Quindi la scelta della federazione non vi fate condizionare dal fatto che lì troverete persone che si dopano, è la condizione che vi Sì. chiama una federazione e vi dice: guarda, tu là vai meglio perché rispondi più ai canoni richiesti. Sì, Chiudo parentesi. No, esatto. perché spesso ci si preclude tante possibilità solo perché poi la gente che pensa, niente, hai vinto, non hai vinto, basta, poi sei tu che ti fai il tuo percorso, giusto? Vai. Oppure doversi ridimensionare per rientrare nei canoni di una federazione, io questo proprio non lo concepisco perché 11 anni di allenamento io non finirò mai. Per togliermi le spalle perché devo rientrare, sembra piccola, assolutamente no. Piuttosto non gareggio più, Chiaro. lo dico e qui lo scrivo. E Cioè. No, quindi poi che altro ti hanno detto? Quindi non andavi troppo bene, diciamo, ti hanno detto però solo. comunque io cioè, sono stata contentissima, sono entrata nella top 6 in una gara internazionale, quindi ho detto, vabbè, io ero contenta, mi sono fatta il mio giro a Rimini. Poi da là ho visto il presidente della UABA che mi ha detto: ma come mai non vieni a fare il campionato mondiale? E gli ho detto: ma no, non so perché non mi sento tanto pronta. Poi qua è andata male. Mi fa: ma dai, ma guarda che sai che noi le bikini le vogliamo belle grosse, cioè non c'è lo stesso canone. Perché ovviamente tu dopo ti butti giù e dici: cazzo, ma allora forse devo perdere ancora, cioè cosa devo fare per entrare, eh? E da lì ho detto, ma sì, dai, ci provo, tanto è qua vicino, ti giuro, ho deciso l'ultimo, ho detto, tanto è qua vicino, è Vicenza, io sono a Venezia, ho detto, vabbè, tra 2 settimane, sono già, vabbè, proviamo, dai, al massimo dal quinto faccio il quarto, ho detto, si spera, e punto a fare almeno podio, una terzo. Difatti io sul palco, quando hanno chiamato le prime cinque e io sono finita fra le prime tre, già da là tu mi vedi con gli occhi lucidi, cioè là io ho iniziato quasi a piangere, ho detto, che bello, sono arrivata a terza, pensando di essere, chiamano la terza, seconda, ho detto, oddio, cosa sta succedendo?
Chiama la seconda, no, basta, non ho capito più niente, ho iniziato a piangere, abbracciamo gente a caso, ma mia mamma che piangeva, che era un disastro. meraviglia, complimenti, bellissimo. Bellissimo, no, bellissimo. Penso Bellissimo. siano dei momenti che mi resterà per sempre, guarda. Si vede, guarda, la trasmetti l'emozione, mi ha fatto venire gli occhi lucidi, pure a me, mannaggia a te. Cara, no, però è stato proprio bello anche perché l'ho vissuta bene questa preparazione, perché non me l'aspettavo di fare questa Ti credo, gara. prende, non te ne sei accorta che hai fatto la preparazione. Esatto. Io ho vissuto, poi ho fatto cose, dovevo rientrare in un peso, comunque stavo facendo un'altra cosa. Beh, fantastico. E a volte, no, quando non si fa overthinking su un Brava. qualcosa, quanto ci si rilassa e si riesce ad affrontare meglio. È un qualcosa che, appunto, sembra impattare tantissimo quando sei sempre lì con il pensiero, non ti schiodi e sembra che questa cosa ti dà uno stress assurdo. Invece, quando riesci a lasciare andare, concentrarti su altro, ecco, fatto che entri nel flow e va tutto più liscio. Quindi non è Ma un la prova è caso. stata, ho fatto preparazioni da pazzi, ho colazione col merluzzo, pesce tutti i giorni per 6 mesi. Ho fatto di quelle cose assurde e non ho mai avuto una forma del genere, quindi vuol dire che la testa fa tanto, ragazzi. Cioè, se tu sei serena, poi il risultato fisico arriva. Sì, però vedi come fai a stare serena, riuscire ad affrontare una preparazione con questa maturità emotiva, la maturità di un atleta che è appunto per essere completo l'atleta ci deve avere tutto, anche la maturità emotiva. E quindi nel momento in cui si è acerbi, non si è pronti, lavorare sull'introspezione, sul rendersi conto se effettivamente si è pronti o no per affrontare una preparazione che richiede energie, tempo, impegno. Per quanto non si sa, perché poi devi uscire la condizione. Quindi, Sì, se non esce la esatto. condizione, sta a te dire sul palco ci vado lo stesso oppure no. Quindi, rispetto quindi alle precedenti preparazioni, tu, vabbè, di base hai mangiato bene, hai fatto il tuo, ovviamente, Sempre, deficit questo calorico. sempre. Dici la preparazione più strana che hai fatto con, a parte, beh, merluzzo a colazione, già ti stavi, già hai detto. Mamma. Beh, ho fatto per anni chetogeniche. Mamma mia. Che all'inizio danno una risposta e poi lo sai benissimo, Ti finisci spegni. per... Mamma, sono messo un anno per riprendere il feeling con i carboidrati. Appena mangiavo carboidrati mi gonfiavo. E lì cosa la fa da padrona? L'allenamento. Ho cambiato completamente tipologia di allenamento. Prima, quando ero seguita da un preparatore, mi allenavo 3 volte a settimana. Quando mi sono messa in mano mia, ho detto ok, mi alleno 4. Punto sui punti carenti, inizio a lavorare così, così, così. Poi ovviamente anch'io ho avuto bisogno di chiedere un aiuto. Per esempio il ragazzo che mi guarda lo stacco, Giulio, lui mi ha dato una grande mano perché mi ha insegnato ad attivare bene il gluteo, ad attivare bene tutta la catena posteriore, la gamba, come spingere bene con il piede a terra, perché sennò io lo stacco lo facevo di schiena. Cioè mi vedi, ho un dorso così e No, non ce sono... ne siamo accorti. predominante. Giulia se ne è accorto? Non ce ne sei accorto, non so. Stai tranquilla, tu poi ti vesti tutta da gnocca quando vai in giro, no? Le cene, le cose, sei tutta da gnocca. Poi però a un certo punto la becchi che sta aprendo il dorso, boom, boom. Che è successo? Sono a posto. L'effetto che io ho quando ti vedo, no? È bellissimo. E quindi Infatti la ragazza che mi ha insegnato il posing, la Svetlana, a un certo punto mi diceva durante il posing, Giulia, chiudi un po' il dorso. E sulla vabbè, ma che pasta. cazzo? Ma no, voglio Io immagino nei confronti, no? Tu che sei nella posa di Beck e poi pian pianino quelle che stanno accanto a te che dicono: ma che è? Ma che è? Che è che si avvicina, Giulia? Si allarga. sombra, cosa che sombra? Mamma mia. Beh, ti dico questa cosa, la prima gara di bodybuilding che vidi in vita mia, io rimasi affascinata dai bodybuilder. Sai quando si mettono la mano, i pollici qua dietro sulla vita e fanno questo gioco? Wow! Io ero là così, che bella questa cosa, anch'io la voglio fare. Oh, da là mi sono messa a giocare allo specchio. Specchio davanti, specchio dietro, giocare con la schiena, bellissimo, bellissimo.
Al bodybuilding o ti prende o... O ti prende oppure ti scaccia via, oppure ti ripeto, magari ti prende, però Ti prende male. sei tu a prenderlo male, no? Perché non accetti il fatto che hai bisogno del tuo tempo per trovare il tuo modo di praticare bodybuilding. E questo io lo riscontro in tantissime ragazze che seguo, che hanno magari ansia di dimostrare se stesse, Brava. oppure sì, che hanno fretta di gareggiare, o altre ragazze che magari potrebbero essere anche pronte a affrontare una gara per il mindset, per l'impegno e tutto, però non sono ancora pronte a livello di crescita personale, accettazione di sé, non hanno quella maturità che fa vivere bene il percorso, e quindi sono lì sempre a buttarsi giù, a dire non mi vedo, non mi vedo, non arriverò, non... Ha capito? Ma se affronti così la cosa, è chiaro che non arriviamo da nessuna parte, e questo è un Sai gran cosa ho male. notato anche che l'ho notato anche su di me? La voglia di vincere a tutti i costi. Bravissima. Cioè, qua... Sì, scusami, Io l'ho anche avuta per tanti anni, credimi, adesso io vado sul palco e cioè, sono già contenta della condizione che porto, quindi a me, cioè, anche quando sono arrivata a sesto IFBB, sì, va bene, cioè, io ero contenta, va benissimo, vabbè, ok, non mi piace sentirmi dire sei troppo grossa, sei diversa dalle altre. Nessuno, però dice vabbè, non faccio, semplicemente non faccio per questa federazione qua, vado da un'altra parte, se, basta, però io sono felice. Ma ti giuro, i primi anni io ho avuto questa cosa, io devo far vedere, io devo dimostrare, io devo vincere, io no, arrivo là, come sono arrivata seconda, ma scherzi, ma... E poi dici, cazzo, ma perché questa cattiveria? Ma dove devo andare? E poi ti trovi dopo le gare, non so se era successo anche a te, sei, come è successo anche a Elena Rago, perché poi vedendo l'intervista che avevi fatto anche con lei, Sì. ti trovi persa. E dici, ok, ho fatto la Sto gara, adesso. e adesso ho un nuovo obiettivo, e nuovo obiettivo, finché non ti rovini, perché il fisico, fin là, puoi tirarlo. E questo identificarsi con l'obiettivo Brava. è un gioco a perdere, perché poi il momento in cui l'hai raggiunto non ti resta niente, quindi devi identificare in un nuovo obiettivo e diventa sempre così. Quindi il identificarsi con qualcosa di esterno non porta niente di buono. Iniziare a lavorare su mi identifico con chi sono davvero perché tiro fuori le palle per cercarlo, ok? Quindi abbraccio chi sono davvero tutti i giorni e tutti insieme, io le mie personalità. Affrontiamo un obiettivo alla volta se vogliamo farlo, però non perdi mai il tuo centro e questa è una cosa importantissima. E un'altra questione è scegliere la gara difficile, la competizione difficile, perché in questo modo ci si sente più degne, ci si sente migliori, atlete più in gamba di altre, quando invece magari bisogna partire dalle basi. Che potrebbe venire Certo. a dire faccio la garetta di quartiere mentre fanno la sagra della porchetta. Va bene? Scusami, no, è importante perché è come se ci fosse una forma di schifo rispetto a gare che magari sono con un livello più basso, però tu devi guardare il tuo livello. Questo mi succede Sì. spesso con atlete che dicono: ma io voglio gareggiare in FBB, ma tu non sei un atleta IFBB, lo Se sarai, non sei ora non sei. pronta. Quindi decidi o gareggi o non gareggi. Se vuoi gareggiare, ti sto dicendo che la tua condizione oggi la possiamo portare qui, qui e qui. Va bene? No, ma io voglio fare la bikini all'Olimpia. Ho capito? Vai, prova. Ah, vai. Vai. Io voglio fare la Mamma bikini. mia, no, ne senti di ogni. Come quelle che ti dicono, io voglio fare la bikini. Ok, da quanto ti alleni? Non mi sono mai allenata. Ah, ok, perfetto, benissimo. Io non ho capito un cazzo. Sono carina. Mi dicono che c'ho un bel culetto, quindi la posso fare la bikini. Ragazzi, la Non bikini funziona è proprio così. un'atleta. Poi, Sì. adesso più che mai, insomma, nel corso degli anni, forse abbiamo anche raggiunto un livello che è veramente altissimo e posso capire che può apparire come Argola. un po' far gola, ma anche allontanare tante ragazze che magari vorrebbero provare, però se è questo, se tu ti confronti con Miss Olimpia e hai fatto l'iscrizione semestrale in palestra, adesso è chiaro che ti senti demotivata. Certo.
Però la bikini è un atleta, cioè, ci facciamo o no? Sì, perché quello che mostrano tante sui social, in realtà bisogna dire, non sono i veri allenamenti che fanno. Perché l'ho usata anch'io la tecnica così, far vedere allenamenti che in realtà non fai. Adesso vedo fuori tutta la verità. Vai, vai, dici, è importante invece, perché comunque tu dimostri una grande capacità di autocritica, autoanalisi e miglioramento di te stessa, Ma sì, anche dopo tutti laddove vedi che hai questi anni, cioè, sbagliato. bisogna che ci sia una crescita, non puoi pensare di essere già arrivato. Cioè, anzi, devo ancora crescere, ma ne ho da imparare. Sono sempre in costante assimilazione. Io assimilo, per quello ascolto i podcast tuoi di Ludo, e Grazie. vado ai seminari, mi sono iscritta all'università, cioè, per quello faccio un sacco di cose. Comunque, il discorso allenamento. Tante atlete pubblicano magari lo slancetto perché ti devono vendere l'elastico, ma non lo fanno lo slancetto, magari fanno lo stacco pesante, solo che non te lo mostrano. Ecco, chiusa parentesi, che non bisogna fidarsi proprio di questi social. Sì, anche perché a volte per registrare tanti contenuti che poi pubblicano su Instagram, anche di allenamenti, e queste hanno due opzioni: o si allenano male e registrano i contenuti o fanno il meglio che possono, oppure fanno il loro e poi a fine allenamento magari fanno uno spezzone di ogni esercizio, oppure peggio ancora, nel giorno libero fanno uno spezzone di ogni esercizio per mostrare l'esercizio. Però può non essere la realtà, cioè può non essere quello l'allenamento che effettivamente hanno fatto. Okay? Chiaramente loro in Certo. quel momento stanno lavorando sui social, stanno per carità facendo informazione e portando un contenuto utile perché magari tante ragazze non sanno neanche da dove partire, non sanno come strutturare una scheda, che esercizi inserire, quindi per carità, però mantenere Da lì a sempre. pensare che per arrivare all'Olimpia devo fare gli slancetti o i saltelli in spiaggia a Miami, no. Tu segui le bikini che gareggiano in FBB e vanno all'Olimpia oppure no? È abbastanza. Qualcuna sì. Hai visto negli ultimi tempi ormai è cambiata un po' la questione dei slancetti. Questo è un po' quello che ho riscontrato io. Si sono messe anche loro a mostrare un Sai po' di. chi mi piace tantissimo, che però non è IFBB? Lauren Simpson. Per me lei si allena. No, la WBFF. Sì, mi piace tantissimo. Lei si allena come un toro da sempre e mi è sempre piaciuta un sacco. Sì, Quello è e un esempio sano, anche perché fa vedere tutto quello che mangia, non mangia pesce dalla mattina alla sera, mangia un po' di tutto. Sì, lei mi sembra che porti avanti il discorso di mi preparo con la dieta flessibile, tracci Sì. macros, ecco, e non so tu come ti gestisci rispetto a la mia alimentazione, tracci macros. Allora, io mi tengo dei macros fissi. Nei giorni di allenamento e nei giorni di riposo, perché ho su di me dividere in una triciclica mi crea ansia, mi crea stress. Quindi 2 giorni riesco a gestirli, 2 giorni diversi. Io punto tanto sul timing, per me il timing è fondamentale e vedo che tanti preparatori snobbano proprio questo fattore qua. E invece io ho notato che è una delle cose fondamentali. Che altro? Uso l'app. Uso l'app solo per comodità. Cioè, in realtà mangio sempre gli stessi alimenti, Ecco, solo che questo se fatto. voglio cambiare qualcosa, metto nell'app e vedo. Ma in realtà è tutto uguale. Cioè, Quindi non tu hai comunque una rosa di fonti, che è è. quella, quindi carboidrati che gestisci bene, che sono quelli, proteine che Brava. gestisci bene, poi le verdure e i grassi, che non è che dici oggi mangio i biscotti con l'olio di palma, domani con No, l'estravergine d'oliva, cioè no, quelle. le fonti di grassi sono quelle. E questa in realtà è la vera, quella che l'autentica dieta flessibile, per come è stata pensata quando appunto poi ha avuto la sua origine. Il tracci macros e inserisco è un'altra cosa in realtà. Quindi capisco perfettamente quello che dici tu e lo condivido appieno se ti
ti dà meno ansia e ti fa sentire più tranquilla durante la giornata. Alla fine è come avere un piano scritto, solo che hai l'app e ti puoi variare, tipo voglio mangiarmi il manzo al posto del pollo, controllo quanto ne posso mangiare. Ma di sicuro non sto dentro al milligrammo come fanno tante, che stanno allo 0,2, cioè perché là è essere maniaci psicopatici, Ma tu secondo lo sai me. perché lo fanno? Perché 0,2 ti fa venire cosa il brufoletto qua? No, perché loro tracciano prodotti di brand diversi e quindi se il riso Scotti non ha gli stessi macros del riso Gallo, non era Puoi sempre. mangiare 10 grammi in più, No, ma loro lo sanno che sono tutte stime o perché noi l'abbiamo hanno, detto un sacco di volte, però questa ok. cosa non, no. Quindi loro si sentono più tranquille se a fine giornata il numerino è quello là. Tu sai anche una cosa che faccio io, però non dirla a nessuno. Prima di andare a letto mi mangio sempre un quadratino di cioccolato fondente che non traccio. Ma se non lo tracci, non l'ha visto nessuno. Però sai com'è, nel tuo cervello lo sai che l'hai mangiato e quindi. Però sai che bene che dormo. Guarda, per me è invece con i carboidrati, quindi prima di andare a dormire io ho l'ultimo pasto, guarda, vuoi chi me lo toglie, te lo giuro, sono in preparazione in questo momento, me lo tengo fino alla fine proprio, non esiste, è così, una bacinella di avena e crema di riso, è una Mamma. botta, guarda, dormo, ci metto 2 grammi di burro ghee, che è un burro che io amo Sì. follemente. Crollo proprio, nel giro di È mezz'ora sono la proprio tua coccola. la mia coccola, sì, La tua è il mio coccola. comfort food. Poi sai, secondo me anche un piano alimentare va strutturato in base alla persona che hai davanti. Tipo io, se mi togli i carboidrati a cena, sto male. Io ho bisogno di star lì, mangiucchiare, mangiarmi le mie gallette oppure il mio piatto di riso, la mia pasta, perché mi dà calma e pace. Pranzo posso anche saltartelo tranquillamente, ti salti i carboidrati, anche perché io ti parlo per me, ho notato che saltando i carboidrati a pranzo, cioè, mi fa meno Nel abbiocco. Eh sì. E pomeriggio, certo. lavoro molto meglio in palestra, sono molto più attiva e anche mi alleno meglio, meno appesantita, perché mi alleno verso le 2 del pomeriggio. Però anche lì va la persona, ci sono persone che seguo che non riescono a stare a pranzo senza carboidrati, che stanno proprio male, e quindi basta, si gestisce in funzione di chi è Guarda, davanti. hai detto una cosa importantissima che un po' si ricollega a quello che hai detto ancora prima. Impostare il timing, però allo stesso modo ascolta di cosa hai bisogno durante la giornata. Quindi io so che ho questo quantitativo di cibo giornaliero, ok, non mi devo forzare necessariamente in un numero di pasti predefinito Brava. perché deve essere fatto così. Vedi un attimo, magari oggi non ti troveresti bene in questo modo perché non hai appetito, sei ancora appesantito dal giorno prima, hai digerito male e sei stressato per il lavoro, hai poco tempo, dovresti mangiare di corsa. Insomma, i motivi possono essere tanti. Nel mio caso specifico ho il mio piano, un tot numero di pasti, perché? Perché a livello organizzativo faccio tantissime Ti cose, gestisci quindi bene così? mi gestisco bene a preparare tot cibo per me e per Ludo, perché faccio tutto preciso per me e anche per Siete Ludo in insieme. questo momento. Ma guarda, noi in realtà, io faccio intuitive di solito, mindful eating, chiamala come ti pare, quindi aspetta, mangio il cazzo che mi pare, e di base. E poi però quando dico, aspetta un attimo, effettivamente adesso magari in una prep la posso gestire, allora shifto da la leonessa ascendente vergine che sono, questo l'ho imparato da Giuliano, siamo, esatto, perché non ho mai associato questo mio essere leone ascendente vergine a questo mio, questa mia caratteristica, ecco, Sì. però a quanto pare sì, e quindi mi piace avere tutto preciso. Però, per esempio, guarda, proprio adesso io ho fatto il mio post-workout, avrei lo spuntino, ma non ti abbandono per andarmi a mangiare lo spuntino, sto tranquillissima, poi lo recupero dopo.
Esatto, aggiungi più nel pre-nanna, quindi mi direi anche grazie Giulia, che mangio di più per la mia pappetta di avena prima di andare a letto. Esattamente, quindi questo, anche in questo è bene essere flessibili e non forzarsi. Ma sai quante volte ho saltato io lo spuntino perché magari stavo lavorando, semplicemente a cena ti mangi un po' di pesce in più, c'è niente. Anzi. Cioè, delle volte ci si fissa su ogni 3 ore e le proteine ogni 3 ore. Ma no, ho saltato adesso, la sintesi proteica, aiuto! No, non c'è nulla. Stiamo perdendo come i carboidrati. È un atteggiamento rischioso, perché è il tipico atteggiamento che porta al tutto o nulla. Cioè, finché, di nuovo, la tua forza di volontà ti tiene, allora riesci, no, a forzarti in questo. Però poi magari non ce la fai più, ed ecco fatto che pensi di aver vanificato ogni sforzo e di non raggiungere i tuoi risultati. Ed è una fregatura, ragazzi. Perché non è così. Sì, la vivi male, bisogna vivere sereni. Tu quindi che cosa tu Atelina, le due hai detto, quindi di base il tuo pre-workout è un reale pre-workout, cioè un pasto e poi aspetti, o mangi anche qualcosa? È un pasto, semplicemente. Io faccio la colazione alle 7 di mattina, vado a lavoro, a mezzogiorno pranzo, 11 e mezza anche se ho fame, perché io mi ascolto tanto, se sento la pancia che brontola, vuol dire ok, hai bisogno, ti do da mangiare. Io vivo di verdure, cioè io penso che potrei vivere proprio di verdura, ma ho penso di avere una malattia, penso di avere una grave malattia, e non so, quelle atlete che mi vengono a dire ho tolto la verdura per 6 mesi, come cazzo vivono la loro vita? Cioè, io la tolgo per un giorno, il giorno prima della gara, perché ok, devo fare anch'io il mio sacrificio, perché sennò non sembra che sono un atleta in preparazione. Anche perché l'ultima gara veramente non mi gonfiava neanche più la verdura, perché penso che ormai l'intestino stia andando di pari passo con tutte le vagonate di verdure che gli do. Beh, in realtà si allena. Si allena anche lui. Sì. E quindi l'ho tolta il giorno prima, ma sono stata malissimo il giorno prima. Cioè, io la bramavo, infatti la sera, dopo la gara, sono andata a cercare verdura. È una malattia. E poi durante tutta la prep non la conti la verdura? Stai tranquilla con la verdura? Ma no, ma dai. Allora Giulia, a parte... È acqua! Allora dipende, se mangi zucca, allora è un conto. Vabbè, ma lì stiamo parlando di una cosa diversa, però se ti mangi la tua lattuga... Sì, magari chi ascolta il podcast pensa che verdura sia tutto, cioè, seguo ragazze che verdura pensano siano anche le mele, no. E le patate? Le patate no. Patate e mais. Vabbè, ma il mais è verdura. No. Non... Dico, però guarda un attimo quanti carboidrati... No, senti, lattuga, magari... pomodori sto un po' attenta, perché essendo solanacee mi danno un po' di fastidio, bruciore di stomaco. Zucchine abbondo, finocchi abbondo di... anche... carote, sì. Asparagi, fagiolini. Ah sì, fagiolini. È che bisogna avere voglia di prepararli, ragazzi. No, è anche rilassante, ti metti lì, tagli, mi ascolto i podcast, o mi vedo un video mentre... non vedete video mentre tagliate le verdure, però... No, che vi fai allenate a fare più cose insieme. In caso non è più verdura, ma conteggiata la proteina del dito. Però come te, allora, soprattutto nella fase iniziale della prep, quando inizi col deficit calorico, ci sono le prime 2 settimane, non so se ti capitano, che sono le prime 2 settimane in cui avverti proprio che c'è lì lo stomaco che dice oh, ma che è successo qua, che è questa situazione. Quindi le verdure aiutano un sacco, e poi il volume, no, del pasto in sé, quando ti ritrovi che hai la tua proteina, la tua fonte di carboidrati, però magari pian pianino diventano sempre più piccini, la verdura è qualcosa che ti dà sazietà. E poi sul gusto, vabbè, ci sta che magari non piace, io l'adoro come te, quindi proprio ne sento il bisogno. E non riesco a capire queste preparazioni che vedo con queste atlete che si mangiano 3 asparagi con la schiscettina così, perché loro hanno la loro schiscettina con la porzione di riso, la porzione di proteine, grassi poi, insomma, o li mettono, di solito mangiano mandorle o cose... Insomma, perché fai prima a contarli, forse non so. E nella stessa schiscettina. Cioè io posso capire la schiscettina, però poi prendi la bacinella e la riempi di verdura. Questo è un mio pensiero. Ok, che
Ragazzi, scusate, io sto semplificando perché poi magari ci dicono che non approfondiamo i temi, però questo è un podcast spensierato in cui stiamo così Sì, tirando chiacchierando. fuori un po'. È chiaro che il numero di fibre, il totale delle fibre giornaliere incide soprattutto il tuo microbiota intestinale, il tuo intestino, la tua peristalsi, cioè sono tutte cose che è chiaro che c'è del soggettivo e la mole di fibre che magari gestiamo io e Giulia non è la stessa di un'altra persona, quindi noi stiamo Fatto bene, quello sì, bisogna dire. lo facciamo perché non abbiamo ripercussioni, Fastidi di anzi. alcun tipo, esatto. Perché la stitichezza comunque è un tema durante la preparazione. Ti capita che non Mamma. vado più al bagno? Ok, quante verdure mangi? Beh, non è che ne mangio. E quanta acqua bevi? Senti. O Acqua non pervenuta. magari chi mangia solo gallette? Perché pensano che non faccia effetto tappo. Fa anche quello. Quindi bisogna stare attenti. Però effettivamente sì, ho sentito di tanti preparatori che fanno fare preparazioni senza verdure. E, boh, io non ho ancora capito. Deve essere per una questione di gonfiore addominale, ma Sì, posso capire ragazzi, pepe gara, però sì, ma una zucchina, due zucchine, tre zucchine, cioè cosa ti... lo se no sapevo che acqua. dicevi le zucchine, perché io so di un preparatore che toglie le zucchine proprio come lì. Davvero? No, questo non lo conosco. Sì. Ci sono delle verdure proprio precluse, tra queste, e posso anche capirlo, non so, magari è una persona che ne so, fissato col Peperoni, FODMAP. no, fai più fatica. Fissato col FODMAP e quindi dice: Senti, io le cipolle proprio non voglio che le consumi perché sono high FODMAP. Faccio un esempio banale. Cazzarola, cioè, le zucchine perché? Poi sai cos'è il bello? Che tu chiedi, non ti danno una risposta. E questo è il fatto che allora, qua, se qualcuno invece sa la ragione per le zucchine, che scrivessero nei commenti, così almeno. Capisco meglio, vediamo poi se la risposta però mi convince perché insomma, la zucchina è un alimento che si conosce, si studia, vediamo un po' se c'è qualcosa che Mamma. sfugge. Invece, relativamente ai grassi, ci sono fonti che prediligi, li tieni sempre, li tieni alti, li tieni bassi, come ti piace? Ma non li tengo eccessivamente alti. Disse la ex La media, ketogenica ma divergente. sì, mamma mia, sì, li tenevo altissimi. Però effettivamente a livello di qualità della pelle, se tu lo vuoi la pelle fina, grasso, devi abbassarlo un pochino, ma non via di me. Però non ho mai tolto i grassi, come sento fare anche questa, perché ho sentito una ragazza, poverina, che l'ho anche scritto, poi ho detto, ma veramente ti hanno fatto questa cosa? 7 grammi di grassi in preparazione. Cioè gli omega 3. Mangiavi, scusa, tutti derivati da altro praticamente, cioè. Io non sono mai scesa sotto i 40-45 grammi di grassi, ma mai, e peso 50-51, adesso 52. E 52 per me è il peso limite, 51 è peso limite, limite perché non ho mai toccato questo peso in vita mia. Quindi adesso infatti sto alzando, adesso sono a 60, sto andando su piano piano, ovviamente non è che posso darmi grassi di botta. Chiaro. Però nella donna soprattutto crei degli scompensi assurdi, togliendo i grassi da Non tutto. so se ti è capitato, io trovo, li ho trovati molto utili in Pickwick con un approccio Sì, ti danno un effetto di pienezza, una durezza pienezza. Ma muscolare. io ho fatto la stronzata l'anno scorso, perché io devo fare le prove prima di una gara, no? Non è che posso farle prima, devo farle il giorno di gara. Prima del mondiale dell'anno scorso ho detto ok, voglio fare la diversa, non faccio la ricarica di carboidrati, faccio la ricarica di grassi e basta. A metà gara mi sono Sì. proprio dalle foto, si vede, tra queste spalle piene, dopo due o tre pose che tenevo, È chiaro. basta. Non Poi so c'è più il fatto. carboidrato che tiene, no? Eh no, Eh chiaro. sì, ok, forse ho sbagliato, perché poi anche lì quando ti segui da sola hai paura, no ma aspetta, sono arrivata ad un tiraggio che potrebbe anche andare, però se mangio troppi carboidrati magari, dopo iniziano a prenderti mille dubbi, tu magari ti sei già stilata una linea guida da seguire, poi ti fai prendere dei dubbi ed è finita. E invece adesso ho capito che quando mi stilo la linea guida, seguo quella linea guida lì,
se vedo qualcosina che non va, magari è giusto, però non cambio completamente in corso d'opera, perché da Carboidrati a Grassi è una leggera differenza, C'è una Giulia che prende il controllo della situazione e tu ascolti quella, quindi insomma sei tu la tua coach, però ne scegli una, ecco, non tutte le varie voci che ti arrivano nella testa e ti vogliono far cambiare idea. Anche le voci esterne, perché dopo magari senti quello che ti vede il giorno prima in palestra, no, ma secondo me io farei così, no, ma io farei così, ma farei quella. Però ti mettono confusione, perché non sai cosa fatto io fino adesso, quindi può essere che sì, hai ragione tu, ma può essere anche che no, non va. Allora, e ti dico anche perché ho sbagliato anche seguendo magari direttive venute dall'esterno, perché magari chiedevo, ma magari partiva da me che chiedevo, perché in sicurezza ti porta a chiedere, ma tu se non sai cosa ho fatto. Ma vedi, allora, non è che posso. Torna il tema di essere maturi abbastanza per gestire una preparazione, che vuol dire anche gestire le persone che ti sono intorno, le persone che vedi, che comunque sentono di dover dire la loro in merito, no? E se non sei fatta abbastanza, se non sei sicuro abbastanza di te, di quel che stai facendo, rischi di andare in confusione. Questa è una cosa che in Italia mi dava un urto, scusate. Questo è un podcast, si chiama Delicatissime. Mi sta proprio sul cazzo questa cosa, io la detesto questa cosa. Con tutte le fibre del mio corpo. Cioè tu vai, stai facendo le tue cose, arrivano a Roma questo. Ma che te stai a preparare? Sì. Ah, mamma! Sì. Ah, mm-hmm. Ma... E che fai? Ancora. Ho capito, cioè ho cominciato adesso, un attimo. Cioè non è che... Vabbè, ok. E che fai? Ah, bikini, che federazione? La dici? Ma lì le vogliono così. Di nuovo? Un attimo. Però tu lì, guarda che c'hai sta cosa, quindi questo esercizio non lo devi fare, dovresti fare quest'altra cosa. Poi, e che te stai a mangiare? E tu lì cominci a dire. Mamma. Ma perché? No, troppi carboidrati, no, io farei così. L'albume no, l'albume trattiene acqua, no, ti gonfia l'intestino, e non fare questo, e non mangiare le patate, e non mangiare questo. Non... Oh, okay. Mi ricordo una volta il Cavaliere Nero, stavo facendo il post-workout con i cereali di mais, i cornflakes, e le proteine in polvere. Ma che te mangi sta roba in preparazione? Perché che è? Sono cereali, sono complex, cioè sono fiocchi di mais, qual è il problema? Perché se non è riso e non ci metti accanto al riso il pollo non sta in preparazione. Quindi allora sta brava. Gente, anche meno zitti. O se non stanno zitti, azzittiteli voi, che tanto basta. Le buone maniere. Giorgia. Come? Giorgia, a me piace... quando le persone si espongono così, zittirle con i fatti. Perché sai, tu non hai idea di quante ne sono state dette a me. Tu non hai idea. Ma dov'è che vai tu? A fare che? Bikini? Così? O io quanti pianti mi sono fatta per queste persone qua, perché poi alla fine delicatezza sempre, no? Poi sei in preparazione, già sei l'ansia. Le prime gare, ti arrivano queste persone, dov'è che vuoi andare tu? Ah? Così? Non so mica se chi ti ha chiesto, ma chi sei, ma cosa vuoi? Oppure gente che mi è stato detto anche sì, beh, ma tu vinci perché gareggi in federazioni natural, se tu gareggiassi in Wabba mi è stato detto non vinceresti mai. Ok, suca, vabbè. No, poi io non sono neanche stata lì a dire ecco a quelli che mi dicevano che, però semplicemente io sto zitta, faccio il mio e chissà che queste persone imparino a farsi un po' di cazzacci loro. Bene, questo è un invito a tutti coloro che trovano queste situazioni nel fare, ecco, allo stesso modo. Perché la violenza fisica, ragazzi, si sa, non è mai la scelta giusta. Mai. Soprattutto se c'è qualcuno che vi vede farlo, quindi non va bene. Ecco. E detto ciò, aspetta, voglio tornare su quei punti che hai tirato fuori tu, adesso mi sono partiti. Questo era vitale. L'altro, santo cielo, mannaggia, sì, comunque dell'ambiente in palestra, che qui è completamente diverso. Sì, cioè, beh, poi
Una violenza anche psicologica, se pensi, per un atleta è tanto sensibile sotto gara, è tanto sensibile. Infatti anch'io delle ragazze che ho portato in gara mi hanno detto, magari le vedevo arrivare per i check un po' così arrabbiati, perché in palestra mi hanno detto che ma dove voglio arrivare, ma cosa voglio fare, ma tu stai serena, stai facendo il tuo percorso, non ascoltare, no. Ma prendono in giro, mi mettono i video delle tizie davanti mentre faccio il cardio, a me ridici sopra, non riesco a ridere perché mi fanno girare, perché non capiscono che per me è importante. Sì, lo so, ma se le persone sono stupide. Però non c'è bisogno dell'approvazione esterna per legittimare un qualcosa Esatto. che tu vuoi fare o che tu senti sia giusto fare e senti sia giusto per te. Per cui Ma prova a pensare, un atleta già è stanco, più si becca questi che gli fanno queste battute, mamma mia. Quindi ragazzi, siate sensibili con le persone, basta. empatia, alleniamoci all'empatia. Un'altra cosa prima che me la scordo era relativa ai grassi o ai carboidrati. Ah sì. Che spesso vedo utilizzare questa strategia. Ok, sono in ritardo, allora tolgo tutti i carboidrati così arriverò prima in condizione. No. Raga, a parte il No. fatto che a livello metabolico dovete tenervi un attimo attivi, e poi c'era una volta il deficit calorico. Oppure che sparano le proteine altissime perché in questo modo bruciano più calorie. Questo è qualcosa che mi viene detto, ma tu non hai idea di quante volte. E tu stai lì e dici, ma santo cielo ragazzi, ma cominciamo dalle basi. Infatti noi abbiamo creato Rhino Nation, che è un portale meraviglioso dedicato anche alla formazione e quindi lì potete trovare tanti, tanti spunti e corsi anche su questo. E poi c'era una... Anzi, molti abusano di proteine, appunto come dici tu, ma è proprio un abuso, ma lo vedi quando inizia a venire fuori sfoghi sulla fronte, sul mento, sulla schiena, di tutti i brufoletti, no. Anche perché un atleta che va in gara deve avere la pelle bella, la Brava. pelle pulita, È una categoria caspita. estetica, anche lì, no? Quindi bisogna tener conto di tutto. Gli eccessi non vanno bene, nessuno dei macronutrienti vanno bene, gli eccessi. Visto che tu hai condiviso una cosa tua prima, condivido io. C'è stato, insomma, un approccio che è stato utilizzato con me. Decidiamo per un cut, allora mi sono ritrovata un piano alimentare di 1200 calorie. Io, ti ripeto, una norma calorica di 3000, io a 3000 sto tranquillissima. Infatti, in questo Ma momento, dai, a 3.000. pensa, te lo giuro sulla mia esistenza, Ludovico sta ancora a sbattere la testa al muro, è disperato per questa cosa. Io smangio tantissimo, ma da sempre ho veramente un gran metabolismo così. Ma quante cose fai durante la giornata, Giorgia? Ah, è Perché questo, praticamente sono sì, sono sempre a 3000, ma faccio tante cose, ho bisogno di carburante. Infatti, ti dico, ho applicato un primo deficit, ho cominciato a prosciugarmi, adesso il deficit è abbastanza consistente e ogni giorno perdo peso. Io non ho ancora mai stallato, eh. Ho cominciato la preparazione, non ho avuto, guarda, c'è stato soltanto dalla scorsa settimana a questa mattina che il peso dallo scorso lunedì a questo lunedì era rimasto a 63,8. Stamattina, che è il giorno dopo, sto a 63,2. Cioè, quindi Madonna, quasi mezzo ero un po' infiammata dall'allenamento, chilo. ero Può essere. stressata e tutto, però non è uno stallo, capito? Quello stallo di condizione che dici. Quindi su questo, finché dura, continuiamo su questa strada. E niente, quindi mi sono ritrovata sta roba, 1200 calorie, 200 grammi di proteine nobili, che io poi non consumo prodotti animali di nessun tipo. Quindi Ah, già, ma sì, ma vedo che tu approcci la dieta vegetariana e vegana vegetale. adesso. Allora, io sono stata vegetariana, ma vegetariana stretta, perché comunque non consumavo, vabbè, ovviamente pesce, perché non ero pescetariana, non consumavo neanche latticini tanto, giusto un po' di parmigiano e le uova sì.
Per tanto tempo, poi dal... Quando ci siamo conosciute io e te, Ero ancora mangiavi pollo, mi vegetariana. ricordo. Esatto, poi ho conosciuto Ludo, insomma, un po' mi sono, insomma, ho cambiato dieta, ho reintrodotto prima il pesce, poi pian pianino la carne. E la carne è sempre stata però accessoria, era veramente Oh. tanto in tanto. Mi capitava proprio di non mangiarla per settimane, neanche gli albumi in realtà, mi capitava proprio di non toccare niente. E dallo scorso anno, ormai un anno, ho abolito del tutto, quindi non tocco carne né prodotti che contengono carne. Ancora mangio il pesce di tanto in tanto, tuttavia ora l'ho tolto perché mi dà reflusso, quindi adesso in questa preparazione mangio soltanto uova complete o albumi, isolate e isofiugi della Yamamoto perché mi trovo bene con quelle, Legumi? e legumi, mangio legumi e anche il corn, e Ma poi ne mangi? soia, sì, beh, soia, La fai rientrare? fagioli di Perché è soia. tanto grassa. E guarda, questo è il problema, che mi dà, in questo periodo non la sto mangiando, a parte il latte di soia, la bevanda vegetale a base di soia che mi Ma dà. io abuso di latte di soia no. Sintetiche. Io in preparazione Dell'alcol senza zuccheri. ti ho taggato nella storia che ero al mare, mi sono fatta lo shake con latte di soia e l'orzo in spiaggia, ho detto questa disagiata in spiaggia, tutti Disagio, con però lo spritz. no, però che scherzi. Guarda, il latte di soia dell'Alpro senza zuccheri, se non trovo quello mi... Mamma. È buonissimo, e poi il frullato me lo rende, no? Spumosissimo. Quindi in quel caso chi se ne frega che rispetto magari a un'altra bevanda vegetale c'ha un pochino più di grassi. Però in questo momento non riesco a mangiare il tofu, esempio, perché mi dà noia che mi vengano tolti quei grassi, che siano 10 grammi, 8 Sì. grammi, quel che è. E non li vedo e non riesco a masticarli, capito? Quindi no, per ora no. Ti ripeto, Il albumi, seitan lo mangi? sì, perché non è che ho problemi con il glutine, però non sempre. Lo faccio ogni tanto in casa da sola, però preferisco come fonti, poi nella mia off-season ci sono, cioè sono tutte, quindi c'è il seitan, c'è il tempeh, ovviamente anche il tofu, tutti i tipi di legumi, il muscolo di grano, qua va tantissimo il corn, quindi utilizzo il corn, evito Mai come... mangiato. Guarda, è veramente buono, Buono. è una micoproteina, deriva dai funghi, quindi non è male. Ah, io Sì. in preparazione ho sempre tenuto anche il seitan alternando così. Ah, Certo, e poi ti dava no, ma più non mi ha qualità. mai dato fastidio. Ma poi ognuno deve vedere quali sono gli alimenti a cui è più affine. Guarda giù, il problema è che non lo trovo, cioè lo devo fare da sola, perché qui in Inghilterra ho fatico a trovare il seitan. Ma scherzi, È più facile trovare il dimmi che te lo corn. spedisco. Mica male, grazie. È comodo, lo tieni in frigo. Quando Infatti. non hai niente di pronto, vai. Ma che scherzi, poi comunque a Perché livello io mi proprio. cucino tutto, non so come fai tu, perché io mi cucino tutto una volta, beh, il pesce una volta al mese. Cucino, metto nei sacchettini monoporzione, anche 5 kg di roba e metto in congelatore e poi tolgo. Però quando finisco il pesce non me ne accorgo, ho il seitan pronto là a Caro. lungo. Sì, Cioè, ci vuole organizzazione, ragazzi. D'accordo con te, appunto, organizzazione che vi dà una grande mano quando poi avete la fame, non vi trovate niente di pronto, come si fa? Poi lì la voglia, forza di volontà, quando la BF però è bassissima e stanca e hai le tue cose mentali. E quindi ti dicevo, immagina me a 200 grammi di proteine, a parte immagina me a 1200 calorie, dal nulla. E quindi io mi sono... Sai com'è? Con tutto il rispetto, però, perché ho scelto io di affidarmi, però ho chiesto, no? Magari, ma perché? Ma è necessario? E perché poi io non è che ho questo intestino meraviglioso che non ha bisogno di cure e attenzioni. Io non mangio i legumi un giorno, sto male 2 giorni di fila, perché ho ormai questa regolarità, questa abitudine. E quindi, niente, raga, attenzione e soprattutto ponetevi le L'hai domande. fatta alla fine Ma che ho questa fatto? Ma no, ovviamente no.
stiamo scherzando. No, già devi sperimentare, no? Mettiti a 1200 e controlla cosa succede. Aspetta che arrivo, adesso ci proviamo. Per terra a stella, tipo boccheggiante, aiuto. No. Anche lì, ok la determinazione, ok lo spirito del guerriero, ok la mentalità da atleta, no pain, no gain, tutto quello che mi dice il coach, io lo faccio, però se ti dice una stronzata, a un certo punto... chiedi se è proprio necessario farlo, se non ti convince, e non è detto che tu lo debba fare per forza. Però ti dico, c'è anche gente che sta a 900-800 kcal al giorno, quindi ti è andata anche di lusso, ragazza. Allora, su questo, guarda, su questo io non voglio mettere bocca, perché no. Noi conosciamo di cosa ha bisogno magari quella persona che sta a 900 calorie, quindi d'accordo. Nel mio caso specifico so per certo che passare da 3000, 2008, ma quel che è, a 1200 dal nulla è una follia. Sì, è un salto troppo grande, è un salto troppo grande. Però ti dico, anche piuttosto di mettere una persona a 800 calorie, io lavorerei su un bel, una bella ricomposizione corporea, un reset metabolico, cioè andiamo un pochettino ad attivare questa macchina che si è inceppata, piuttosto che abbassare così tanto. Poi sì, nel tuo caso non serviva abbassare così. Tra l'altro, e per questo ti dico, alla fine... mi trovo bene da sola. E fare le cose drastiche. Perché... Ma poi anche lì, no? Perché questa fretta mi farà arrivare prima in condizione? No, perché molto probabilmente mi farà crescere tempo zero. Cioè in tre secondi crollo perché non ce la faccio. E poi, ma chi te l'ha detto che ci devo arrivare in poco tempo? Quando si sceglie di affrontare una fase di deficit calorico, magari semplicemente si inizia e poi pian pianino, progressivamente, migliorando in modo costante, si arriva all'obiettivo. Ma se non è la persona stessa a imporre una timeline, e poi anche lì dovrebbe essere il coach, questo almeno il mio punto di vista, a far notare se questa timeline è troppo stretta, troppo difficile da affrontare. Ma anche durante il percorso si può dire, guarda, siamo un po' in ritardo, sul tuo fisico, scusami, dovevamo partire prima, abbiamo fatto una prova, facciamo la gara successiva, andiamo di 2 settimane dopo, di 1 mese dopo, di quello che è, insomma, però... Ti è capitato? Sembra che abbiano paura di dire ho sbagliato, sono partito tardi, cioè, no, anche a me è successo con le ragazze che ho portato quest'anno, volevo portarle al Triveneto qua, invece le ho dovute tirare un altro mese perché non erano pronte, e ho detto, ragazze, io mi metto a disposizione e vi accompagno fino a Milano, però non siete pronte per andare qua in gara a Vicenza. Ed è una cosa bellissima, sia il fatto che tu l'abbia affrontato come argomento, abbia preso la decisione, sia stata così coach in questo, e anche che dall'altra parte hai avuto una risposta favorevole delle due atlete, perché poteva anche andare diversamente, magari potevano storcersi e dire ma perché non mi ha portato in condizione per questa gara? È perché non sei un computer in cui io una cosa caspita, io devo imparare a conoscerti, sei un essere umano, oppure la big quick, no? Ti capita, a me è capitato, per carità, bonariamente, perché erano le prime gare e tutto, di ricevere un feedback di questo tipo. Ma io la settimana prima della gara non sapevo che cosa mi sarei mangiata esattamente il giorno della gara. Ma è chiaro che non lo sapevi. Ma vabbè, dobbiamo vedere. Si può fare uno schema, si può fare un piano, ma io ti devo vedere poi tutti i giorni. E se la condizione che ti ho chiesto check la mattina, poi ti ho chiesto check la sera, e se la sera la condizione mi dice che tu c'hai bisogno di più grassi, non mi frega un cazzo di quello che è scritto nero su bianco. Ti devi mangiare più grassi e lo decido in quel momento. Oppure anche salire sul palco senza fare nessuna ricarica, Brava, è della serie. Io sono salita carica. Brava. Non hai bisogno, stai bene così, un film, anche lì, delicatezza. Oppure se l'atleta, che poi anche lì, se l'atleta fa qualche cazzata, mi è capitato per esempio impostare un totale di 6.000 passi al giorno, 8.000 passi al giorno, poi per carità, non perché magari l'atleta fosse cattivo, ma perché per ragioni di lavoro o altro,
15.000, 17.000 passi la settimana prima della gara e tu stai lì e dici: io devo correre ai ripari, io non so che dargli perché sta persona mi si è svuotata tantissimo, Sì. si è prosciugata e che devo fare? E do da mangiare, che facciamo? O non si fa la gara o si prova in tutto e per tutto. E quindi ecco. Anche strafare prima della gara non ha senso, non ha senso perché ti svuoti. E certo, anche lì, appunto, si arriva in condizione, si Eh arriva un sì, pochino magari nei tempi, quindi si ha modo brava. di fare qualche test, magari non come fa Giulia il giorno stesso della gara che gli prendono. No, vabbè, ma quello lo faccio su di me, non lo faccio sugli altri. Dai. Lo so, per carità. Però è bello perché comunque si vede che ti piace proprio, sei curiosa, vuoi sperimentare, Sono vuoi vedere. curiosa, sì, mi piace. Ma poi perché studi certe cose, quindi dici, ma perché? Cioè, io ho iniziato a farmi le domande quando ero seguita, dicevo, ma perché devo fare così così, se qua su questo libro c'è scritto così e così, perché non posso provare? Io ho provato anche a fare un deficit calorico seguendo solo i macros, quindi mangiando quello che volevo, seguendo solo i macros. Io il peso l'ho perso, niente da Com'era la dire. condizione? Una merda! Ha detto, eh? Quella lo mettiamo sottotitolato. Una merda. Tutto attaccato Una sto merda! spazio. Sì, avevo la pelle spessa, appannata, il peso l'ho perso però. L'hai perso il peso. Quindi bisogna vedere uno cosa vuole, no? Se, magari voglio mantenere lo stesso peso, però arrivare con una condizione bella. Oppure uno vuole semplicemente perdere peso, come le classiche che ti arrivano in palestra, devo perdere chili. Sì, vediamo un attimo se devi effettivamente perdere chili o Oh, c'è costruire. ancora un bel po' di grasso da togliere anche lì, no? Della serie. Oppure al contrario, quando ti dicono, però sai, mi vedo un po' troppo voluminosa, forse è il caso, no, non sei voluminosa a livello muscolare, sei solo grassa. No! Dopo, bisogna essere anche delicate nel dirlo, ma. Ma è delicato il fatto, nel senso, c'è questa cosa, no? Grasso non è un insulto, è qualcosa che come si mette si leva, se ne hai bisogno lo metti. Ok? C'è una parola, tutta questa importanza che si dà alla singola parola e chissà che cosa va a dire di te, non va a dire niente, non va a dire niente, sto descrivendo un qualcosa. Basta, stop, è descrittivo, ok? Cioè, affrontiamo la vita, no? Con più realtà. Delle cose. E poi senti un po', una roba importante invece che ti volevo chiedere: acqua e sale, quanta acqua bevi? Come ti trovi in P-Quick? Come ti trovi in Beh, preparazione? acqua e sale io ho fatto dei giochi pazzeschi. Ho provato anche a mettere solo le compressine di potassio e togliere completamente l'acqua. Una merda! Scusa, togliere completamente il sale, una merda Vabbè. Ta-da! anche là. No, perché giustamente devo provare, no? Da un estremo all'altro. No, giochi col sale ne faccio prima della gara. Abbasso un po', sì, ma no, non eccessivi, perché l'anno scorso ne ho fatto un gioco eccessivo, ho fatto 8 grammi di sale e 1 litro di acqua, cioè ho fatto una cosa proprio troppo, sì, no, ho voluto esagerare, no? Perché poi appunto torna al discorso, vai in panico prima della gara, e non hai specchi, non hai niente, in backstage così dici, vabbè, magari mi butto giù un'altra bustina di sale, dai. O salmone selvaggio, e salmone prosciutto, e due cose salate. E poi vedi, guarda, Giulia, Me tra l'hanno preso 10 tutti per minuti sei on pazza. stage, sai, quindi. Con le mani che puzzano di salmone. Bellissimo. Perché poi, no, loro Comunque, vedono queste atlete bellissime con i capelli perfetti, il make-up e tutti gli accessori, no? Che poi non lo sanno quanto, ti puzzano le ascelle, comunque puzzi, in base non puoi usare il Mamma, deodorante. È una settimana per che. 3 giorni non puoi usare il deodorante prima, cioè, Esatto, sono e 3 giorni che ti profumi cadi senza e neanche profumi, bagno schiuma, ragazzi, perché forse non lo sapete. senza odori. E quindi, e poi puzzi di cibo, perché comunque c'è cioè, il tanno, non è che ti prendi e ti vai a lavare le mani. Tu hai Esatto, non puoi mangiato, toccare acqua. poi tocchi cose, le scarpe, tocchi il pavimento. Mamma. Ecco fatto che quindi questa è Tocchi i la. manubri di tutti, poi altro che Covid, qua tocchi i manubri degli altri per scaldarti, butti là, freghi gli elastici alla gente.
Invece sai che io con rispetto a te, su di me, nello specifico, più sto tranquilla con il sale, meglio è, con il sale e con l'acqua. Quindi prediligo stare, non ti dico fissa, perché comunque un po' di fluttuazioni chiaramente me le inserisco, però tenere sempre il sale, tenerlo sempre un filino, quindi non faccio giochi in cui stacco il sale, stacco acqua e comincio a depletare. Tengo sempre un filino. Casomai sto un pochino più risicata con l'acqua e questo mi giova tantissimo, Ma almeno il giorno così. di gara? Il giorno prima della gara, Ah. poi il giorno Io della gara. invece sto sempre alta, io sto sempre sui 5 litri di acqua, ma sempre tutta la Sì, preparazione. questo, brava, Io bevo appunto, però magari tanto. il giorno prima vedo un attimo com'è la condizione. E magari no, inizio da 2 giorni prima, magari passo da 5, passo a 3, anche perché 2 giorni prima io già inizio a non allenarmi più, quindi non ho bisogno magari di 1,5 litri. Esatto. E dopo il giorno dopo magari passo a 2. L'ultima gara ti dico, avrei tenuto anche 1 litro, però sono andata sul palco tardi e faceva tanto caldo, quindi io 2 litri me li sono bevuti tranquillamente. E sale, l'ho semplicemente alzato rispetto al solito, che magari sto ad 1 grammo per litro di acqua, e io semplicemente sono andata un po' su, oppure ho mangiato cose un po' più salate, tipo il prosciutto crudo per colazione, che a me piace mangiare, fare anche la colazione salata, però sempre cose un pochettino più salate, e poi vado sul palco, insomma. Però questi giochi qua, bisogna dire, si fanno solo se la condizione lo richiede. E se Se c'è già conosci. la pelle, se c'è già acqua sotto pelle, oppure la pelle è un po' troppo spessa, non c'è una massa, una body fat tanto bassa, non ha senso Meglio farli. fare. No, non ha senso. Allora ha senso fare ancora settimane di preparazione invece che salire sul palco Sì. o ecco quello. E hai detto Salire le scariche piuttosto, se è siamo. bravissima. A quel punto salire le scariche. Invece, al contrario, se si sta bene, no? Non, cioè, state attenti ai colpi di matto. Ah, ma potrei allora fare così. Allora magari se faccio così sono ancora meglio. Aspetta, il coach ti ha detto che stai bene, sei perfetto, non devi toccare niente. Oppure tu Ah, stessa hai sì. visto che va bene così, che stai a posto, non cominciare a impazzire e a cambiare, stravolgere i piani. Oppure, di nuovo, non so se ti è capitato, prima della gara, nel backstage, vedi gente che si vede vuota, corre, ripari, comincia a mangiarsi tutto e di più. No, è una Lo cazzata. stadio una cazzata, Ma ragazzi. no, anche perché non ha tempo il corpo di reagire a tutto quello che gli stai dando in quel momento lì. Devi salire tra 20 minuti, cioè. Anzi, ti rimane tutto sullo stomaco. Non... Vai su col mal di pancia, quello sì. Ho visto atleti che prendevano anche latticini, no, cose assurde. Prima di salire sul palco, robe che parte una bella scarica. Posa, mutanda nera. Ah, diciamo una cosa importante qui, che magari c'è qualcuno di questo pubblico qua su YouTube o su Spotify che non lo sa, però Giulia fa anche bikini da gara, li fa anche molto belli. Sì. Quindi io vi invito a curiosare sui suoi account. Qualcosina. Sì, non male. E mi dispiace, io già ce l'ho il mio, se no ti avrei contattata Va sicuramente. tranquilla, Questo sarà per i show, prossimi. niente, sarà per i prossimi. Spedisci anche in UK? Andrò a portartelo. Senti, io ti ho trattenuta tantissimo, perché ci siamo trovate un sacco bene e stiamo parlando da 1 ora e 40, una roba folle, Para. quasi. Stiamo Ci parlando da... metterei altre 3 ore a parlare. Quando c'è la passione da tutte e due le parti, Sì, ma ti vola se il tempo, ti vola, veramente. ma se vuoi, guarda che possiamo tenerla come rubrica fissa, anche perché comunque è bellissimo parlare, ecco, anche questo, sentir parlare di gare quando si è appassionati, sentir parlare le donne di questo. E poi non so te, a me piace proprio vederle le gare. Domenica ci siamo acquistati il Portogallo. Visto che ti sei comprata, sì. Certo, noi siamo proprio fan, ci piace tantissimo, non ti dico non ce ne perdiamo una, però gli show importanti li seguiamo. Poi sono una grande appassionata della IFBB e non mi perdo mai uno show, in effetti, dei libro show mi piacciono proprio tanto. No, anche a me piace tantissimo, ma a me piace vedere le gare dal vivo. Anche, sì, Dal sai, alle vivo. fiere, quando magari ci sono tanti stand e tu dici, ma io voglio stare solo seduta qua a vedere le atlete e a vedere gli Che atleti bello. gareggiare. La tua federazione, scusami, la tua categoria maschile preferita? È il classic. Vuoi mettere un bel classic? Caspita.
totalmente d'accordo. L'eleganza di un classic non si batte, e la linea di un classic, secondo me, è quello è il vero bodybuilding. Anche a me piace tantissimo, sì, sono di parte poi perché mio marito è un classico, quindi. Vabbè, tu non potevi dire me physique. No, poi guarda, in realtà, a parte che adesso i miei O fisici. Luna, potremmo mandarlo con i miei figli? Immagini, 96 kg d'uomo. Discreto. Che poi in realtà sono grossi ormai i miei physique, quindi trovi Madonna, ci anche. sono anche i muscolar, muscolar, ma i Sì. fisici, cioè una categoria a parte proprio. Sì, prima si contraddistinguevano comunque per questa differenza upper lower, adesso trovi che queste gambe schioppano all'interno degli shorts, e però la gamba del classic, la linea, La poi linea, tutto. proprio la vita stretta. Ecco, noi bikini abbiamo la nostra presentazione, quindi il momento in cui, no, abbiamo i confronti, eccetera, però c'è l'uscita individuale, ma non è una vera e propria routine, anche se Giulia, tra l'altro, insegna posing, tuttora lo fai, no? E Qualcosina quindi ancora. ci sta che in quel momento in cui sei da sola, perché i giudici stanno guardando soltanto te, non ti stanno confrontando con qualcun'altra, ti puoi prendere qualche libertà creativa, e quindi c'è qualche cosa, no, che tu riesci a personalizzare, a rendere più tuo, però non fai una vera e propria routine come nelle altre categorie si fa. Ti pesa un po' questa cosa, ci hai mai pensato? Sì, dispiace un po' perché i secondi sono sempre un po' risicati. Se guardi, noi abbiamo 30 secondi rispetto magari ai 60-90 secondi che hanno i bodybuilder. Però poi dipende sempre dalla federazione dove sei. E adesso tipo anche in WADA hanno tolto le routine per i bodybuilder. Adesso l'ho tolto per accorciare i tempi di gara, stanno togliendo anche le routine bodybuilder. Secondo me è uno spettacolo che boh, cioè andrebbe, cioè quello è il vero spettacolo, o almeno della top six, insomma, andrebbero fatti. Però la Chiaro. categoria di fitness, sì, sempre fatte le T-walk, le E-walk, è il vero spettacolo del bodybuilding, no, cioè non i confronti. È vero, poi soprattutto per l'atleta è il suo momento, che dura Caspita, poco rispetto a quante settimane dura la ti dura preparazione. poco, ma anche perché sei agitata e arrivi, fai e non ti rendi conto che, come insegno anche a tante ragazze, non ti rendi conto che stai correndo. Quindi insegno sempre, contati i secondi in testa, tieni la posa, conta, perché se no inizi a correre e poi scappi via. No, goditi il momento, calmi dopo quando guardi il video dici, cazzo, ma ho corso. Cioè, l'adrenalina là. Senti, Giulia, se sei d'accordo, io mi terrei questo argomento, quindi posing, presentazione individuale sul palco, affini per una seconda puntata perché sono Ne contentissima. abbiamo da parlare. Sì, allora sei a tutti gli effetti ingaggiata qua, ragazza mia, ormai ti ho catturata, ma io lo sapevo, Cara, io poi ci sarei riuscita, lo ci sapevo. troviamo io e te ci Sì, che incappiamo. poi dai, quando siamo in off-season tutte e due ci andiamo a mangiare una bella pizza o quello che ti Madonna, piace. la fai tu però la bella pizza, perché cazzo sei la Apposta! maestra delle pizze. Anche meglio, anche meglio. Mamma. Grazie davvero per il tuo tempo Dai. e ci siamo Grazie a te per avermi invitata. ritrovati. Ed è soltanto l'inizio, eh. Preparati, bella mia, che ne facciamo tante insieme. Quindi grazie mille, ti mando un forte Sempre abbraccio. disponibile. Alla Ciao, prossima! Ciao a grazie. tutti, scrivete Ciao. qua sotto se vi è piaciuto il podcast e se avete temi, argomenti per il prossimo con Giulia o altro. Ciao a tutti. Aspetta che interrompo la registrazione. Oh, è andata una bomba! Sì, io mi sono persa ogni tanto.